cose normali. Cose normali. Alleluia. La voce va bene. La voce, ricordate, meno la musica, più la voce. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alberto, dov'è? Ecco, ti vedevo. Alleluia, Signore Padre. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome di Gesù Cristo per dare il nostro culto di adorazione. Vogliamo adorare Gesù. Dice che l'adorazione, il culto, è un ordine, è un dovere verso Dio. Perché mentre noi diamo, riceviamo. Dio l'ha stabilito per un semplice motivo. Perché l'uomo ha bisogno di collegarsi al Creatore, la creatura che si collega al Creatore. E allora in questo momento di comunione, perché nel culto noi entriamo nella comunione col Creatore, con Gesù, è presente il suo Spirito, egli è morto sulla croce, è salito in cielo, e sulla terra oggi c'è una parte di Dio, è lo Spirito Santo, ed egli è presente attraverso il suo Spirito, egli è qua. Alleluia. E noi dobbiamo entrare nella comunione dello Spirito Santo, con il nostro Spirito, per dare il nostro culto, e attraverso lo Spirito noi riceviamo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ecco che noi entriamo nella comunione dello Spirito Santo. Ricordate, nella batteria c'erano coperte, cose che attutivano un po' il rumore, no? Che si deve sentire, ma non deve. Che io vengo da sopra e sento le cose. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Che poverino, non è che lo fa apposta, è lo strumento che poi la musica, qualche tono più basso. Sala regia, funziona tutto? Spazzatura buttata, pulizia, ordine? Siete pulite e profumate tutti là dentro? I siti web li sanno fare tutti? No, tutti lo devono sapere fare. Tutti quelli che sono là devono, non mi servono, che fanno solo un'azione tipo durante il culto. Perché posso, scendo io, sistema e vengo. Non ho bisogno. Io ho bisogno di chi si prende un carico, una responsabilità. Nel regno di Dio, sulla terra. E gli è venuto per dare. Voi, diaconi, se non avete, e io dico, voi ce l'avete, ma senza una responsabilità non avete, non vi vede il ruolo, ma loro ce l'hanno. La stessa cosa agli anziani, prima gli anziani, poi i diaconi. Noi siamo chiamati a vivere la responsabilità, se non la viviamo, non viviamo la chiamata e camminiamo secondo non chiamata ma secondo pensiero, cuore, visione. Visione, cuore, figlio. Fare quello che penso. Io ogni tanto parlo così con Toto. Figlio. Amore, fare. Ma figlio deve essere responsabile. Quindi responsabilità. E Dio ci darà, se noi abbiamo questa fede, perché se l'attiviamo questa fede, no? Se no è dormiente, una fede dormiente, cristiani dormienti, i conti correnti dormienti, poi se li frega lo Stato, se lo prende lo Stato. E i cristiani dormienti se li prende il mondo. Dice, sono miei, zitto, zitto, non gli fare niente, è nostro, col fratello. Assustare, non gli fare nulla. Anzi, Satana ti convince poi, non fare, perché se fai poi sei rovinato. Quello è Satana. Se è questo pensiero, è Satana. È terribile. Cioè, se Satana ti mette questo convincimento, quello è il principio per attirarti nel mondo.
non ti interessare delle cose di Dio. 2016 anni che è venuto Gesù, ancora facciamo i fatti nostri. Poi si trova ogni tanto in qualche parte qualcuno che ha fede, tipo qua c'è qualcuno che ha fede, il pastore, gli anziani e molti, tanti di voi, grazie a Dio. Tutti quelli che operano, io vi posso assicurare, hanno fede, perché senza fede tu non puoi operare, o prima o poi finisci. Se non è la fede a muoverti, si spegne. Tu vedi, no? Quando è il denaro, finisce il denaro, finisce. La fede è l'energia, è quel desiderio di volere fare, perché e riconosce la grazia di Dio. Allora, uno che ha la grazia, che è graziato, ha bisogno di fare. Io devo fare, io devo fare. Perché riconosce che ha ricevuto grazia. Altri ancora devono capire che hanno ricevuto grazia. Altri pensano che tutto gli è dovuto. Io dico, Signore, tu mi hai salvato per grazia. Nulla, era dovuto per me. Io non meritavo. Io meritavo i tuoi castighi, salvato per grazia, salvato per grazia, mediante la fede che il Padre ci diede in Cristo Gesù. Il Signore me l'ha rivelato. Egli dovette morire per poter avere l'imperio, il potere, perché è risorto, perché solo chi è passato da questa prova, solo così egli può testimoniare che è Dio, perché ha vinto ogni potere e in lui abita il potere più grande, quello della creazione, quella della risurrezione. Nel corpo di Gesù Cristo c'è tutta la potenza della Deità di Dio. Perché se egli avesse detto, io ho i correttori, ma guarda, non mi correggo, io sono americano, quindi il mio italiano, io sono il vostro Dio, mi dovete credere, punto e basta. E che ha fatto tu a Cosenza? Di che ha fatto tu per noi? Uno gli avrebbe imputato, dice, ma tu chi sei? Chi ne è che sei? Invece no, è venuto, ha mostrato, ha vissuto, ha sofferto, è morto e è risorto. Quindi ha mostrato con i fatti che egli è Dio, perché è risorto, è tornato in mezzo ai suoi.
E c'erano i discepoli, e ce n'era uno, l'esempio, il portavoce degli increduli, Tommaso, che le sorelle, quelle che erano vicine a Gesù, che avevano visto per prima Gesù risorto, dissero: Gesù è risorto. E lui fenimola con queste storie, finite, basta, Gesù è morto. Ma l'abbiamo visto il risorto, è in mezzo a noi. Io solo se lo vedo, se tocco la sua carne, se metto le mie mani nel suo costato, ci credo. E all'istante compare Gesù in mezzo a loro. Si spaventarono perché nella nuova dimensione di corpo egli passa attraverso i muri. Pensavano che era un fantasma. E disse: non sono un fantasma. Tommaso, vieni a toccare. Vieni qua, tu. Tu, Tommaso, vieni. E gli ha preso un colpo, Tommaso. Tommaso, dice: Signore, vieni, dice, metti la tua mano nella mia mano. Metti il tuo dito nel mio costato. Tocca. Vedi se sono io. E gli crolla. La sua incredulità crolla davanti a Gesù. Si annulla e dice: Signore mio, Dio mio, Signor mio. E si prostra ai suoi piedi. E il Signore dice: voi siete beati perché credete. Ma ancora di più sono beati coloro che credono senza vedere, che si fidano della parola, che si fidano del mio messaggio, dice il Signore. Ancora di più, una beatitudine più grande per coloro che credono senza vedere, che non si aspettano di vedere per credere. Dice: tu credi perché hai visto. Beati coloro che credono senza vedere. Gloria a Gesù Cristo. Tommaso si convertì quella sera. La vera conversione di Tommaso fu quella sera, dopo la resurrezione di Gesù. Ancora non era. Ma Gesù già l'aveva detto a Pietro: quando sarai convertito, converti i tuoi fratelli. Mi ami tu più di questi? Mi ami tu più di questi? E nessuno azzarda perché poi si compromette. Hai paura di comprometterti con l'impegno con Dio? Ami tu il Signore più di questi? Sei il Signore di ora? Te lo chiede e ti dice: ma mi ami tu? Peppe, Pasquale, Anna, Luigi, Vanessa, Antonio, Karim, Pasquale, mi ami tu? Maurizio, mi ami tu più di questi? Antonella, e Antonella, mi ami tu più di questi? E sai cosa ha risposto Pietro? Sì, Signore, certo, Signore, pasce le mie pecorelle. Poi io lo ridisse la seconda volta: Pietro, mi ami tu più di questi? E lui: Signore, ma tu lo sai che io ti amo. Pasce le mie pecore. Pasce i miei agnelli. Pasce le mie pecorelle, poi pasce i miei agnelli. Cioè, le tre fasi. Poi glielo dice la terza volta: Pietro, mi ami tu più di questi? E lui era sconsolato. Signore, però non reagì. Disse: Signore, era afflitto, dice, ma tu non mi credi? Certo che ti amo. E allora pasce le mie pecore, cioè mostralo. Se tu mi ami, mostralo con i fatti. Dio vuole fatti. Non gli ha chiesto una poesia. Dice: fammi una poesia. Tu mi ami, fammi una poesia.
scrivimi su Facebook, su Twitter, fammi un disegno. Tu mi ami? Serve. Lode Gesù Cristo. E qual era il servizio? Quello di curare le anime, cioè di morire per il fratello. No, dice, io fratello, la sorella non muore. Morire significa morire a se stessi, morire ai propri interessi per guadagnare le anime in Cristo, rinunziare alle cose che più uno desidera per acquisire in Cristo. Questo significa morire, non me. Egli è l'unico che è morto sulla croce e che rimane questa opera in perpetua, l'unico. Gloria a Gesù Cristo. Maestà. Vogliamo cantare un canto di onore e di gloria al Signore. Cioè, cantalo con fede, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, tutta la tua mente, impegna. Lascia i pensieri, lascia i nipoti, i figli, il marito, il fidanzato. Beautiful. Lascia tutto e anche con la tua mente. Adora il Signore questa sera. Onoralo. Egli è qua, egli è in mezzo a noi. Stiamo imparando a riconoscere il Signore, ad avere un rapporto con Lui. Stiamo imparando a distinguere ciò che è sacro e ciò che è profano. Uno
dei comandamenti di Dio ai sacerdoti era questo. Dice: insegna al mio popolo a distinguere fra il sacro e il profano. Gli farai conoscere la differenza tra ciò che è impuro e ciò che è puro. Alleluia. Quindi, se noi riceviamo questo insegnamento, è perché il Signore ci vuole chiarire. E questo spetta ai ministeri, insegnare al popolo, dare l'istruzione, quella affinché, dice, tutti possano capire la differenza tra il sacro ed il profano. Lode Gesù Cristo. Quando Neemia ristabilì l'ordine di Israele, Neemia era uno del popolo di Dio. Era un israelita che viveva la deportazione. Dice che a quei tempi Israele era caduto sotto la mano di schiavitù. Perché? Per quale motivo? Tutto quello che è avvenuto loro è una figura d'ombra di quello che avviene oggi nel popolo di Dio. L'Israele di Dio siamo noi siamo una parte di Israele, del popolo di Dio, dell'Israele di Dio. E dice che il popolo era sotto la schiavitù. Perché? Perché si erano ribellati a Dio, erano caduti sotto l'idolatria, facevano quello che non era giusto fare davanti a Dio. E il Signore è che ti fa fare, poi sempre ad un'azione corrisponde un frutto. Quando noi facciamo una cosa, per noi cristiani vale ancora molto di più questo, perché conosciamo la verità, perché noi abbiamo una responsabilità. I figli di Dio, i cristiani, sapete che diversamente dagli altri hanno una responsabilità maggiore, perché noi siamo figli. Ora, in un rapporto familiare, no? Nel rapporto col padre, un errore di un esterno e un errore di un figlio, quale pesa di più? Con l'esterno lo giustifico perché dice: non sapeva, non sa. Ma un figlio sa, deve sapere. Sa gli usi e i costumi, sa l'ordine di Dio, e quindi è una responsabilità maggiore che noi abbiamo. E questa responsabilità, se noi la viviamo, Dio ci darà il suo spirito. Dice: io toglierò il vecchio cuore, toglierò quel cuore di pietra e metterò un cuore di carne, toglierò il vecchio spirito e metterò uno spirito nuovo, il mio spirito, affinché essi possano fare la mia volontà. Lode Gesù Cristo. E noi stiamo vivendo questa profezia. Noi siamo negli ultimi tempi, negli ultimi tempi dei tempi, gli ultimi tempi dei tempi, dice la scrittura. Perché Gesù torna, così lo dicono tutti. L'Israele di Dio, in tutte le sue sfaccettature, sta dicendo che Gesù torna. Io mi capita di guardare su internet chiese protestanti, evangeliche, cristiane, cattoliche, ortodosse, parlano della venuta di Gesù, tutti. Una cosa incredibile. Lode Gesù Cristo. Tutti. Gesù sta tornando, egli tornerà. Dice: così come è stato assunto nel cielo, così egli tornerà. Alleluia. Ed egli sta chiamando a sé un popolo
un popolo affinché possa regnare insieme a Lui. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto per salvare. E la salvezza, da che cosa è la salvezza? Dal potere delle tenebre, dalla morte. Dice che nel mondo c'è un potere, quello della morte, che regna sugli uomini. E il potere della morte regna attraverso la paura, le paure, le fobie, le ansie, le depressioni. Oggi malattie che medici, allora se un medico che ha una buona coscienza non ti fa prendere le medicine, ma se il medico è uno di quelli che si rompe le scatole perché tu lo chiami sempre, che hai sempre qualche problema, ti darà un'indicazione. Si dorme. Se cosa avviene all'ospedale, lo sanno tutti. Quando c'è qualcuno che è troppo agitato, metteci una pillola. È vero? Questo dice, la notte non ci fa dormire, dagli una pillola che mi dorme. Ma sono problemi animici dell'anima, sono paure che toccano l'anima, che poi dall'anima passano al corpo, malattie psicosomatiche, non esistono. Il medico ti guarda, tu gli racconti e a tutti gli dà la stessa medicina. Ma quella non è la medicina che cura, quella è la medicina che ti dà anestesi, ti addormenta. Dorme. Gesù è venuto per guarire, per liberare, per sanare, proprio nel profondo. Per liberare le anime dal potere delle tenebre, dal potere della paura. Dice affinché liberati dalla paura, noi lo serviamo. Sai perché ci libera? Sai perché Gesù ti libera? Affinché noi possiamo avere un rapporto libero con Lui. Un rapporto vero, di verità. Gloria a Gesù Cristo. Ed Egli ha dovuto compiere l'opera della croce. È il progetto della salvezza. Il progetto di salvezza. Vai a predicare l'Evangelo. Tu ora predica l'Evangelo, la verità significa, a quelli che ami di più, a quelli che conosci di più, a quelli che Dio ti mette davanti, digli la verità. Sai qual è la verità? Che in Lui tutto il potere del male, il potere delle tenebre, è vinto. In Lui è vinto pure la morte, perché è risorto, quindi c'è il potere della vita. Insieme alla resurrezione c'è guarigione, liberazione, c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Se no non poteva regnare. Egli regna perché ha vinto, perché nel suo corpo abita tutta la potenza, tutto il potere di Dio. È stato spiegato nel corpo di Gesù. Ed Egli dice che se noi chiediamo a Lui, Egli ci risponde. Dice una cosa: chiedete e vi sarà dato. Se noi chiediamo, ti sarà dato. Ma chiedi secondo l'ordine di Dio, perché è anche un fuoco consumante. Se tu chiedi per spendere nei tuoi, lo dice poi Giacomo, dice: voi non ricevete perché chiedete per spendere nei vostri interessi, nelle vostre passioni, voi non ricevete, per voi non c'è, anzi, per voi c'è il fuoco consumante, vi consuma.